buonasera a tutti. Stasera siamo qui a parlare della Sila Tre Vette. Mi dispiace che non è qui presente il presidente Pippo Guzzo, ma facciamo noi le sue veci. Anche quest'anno ci sarà una novità, c'è la 250 km, quindi è una gara hard race. Vi invitiamo a venire a vederla non solo da spettatori ma anche da partecipanti. Ci saranno i vari checkpoint, l'Orica come ogni anno è disponibile a dare sempre il suo contributo. E cosa dire di più? Passo sempre la parola a uno sempre dei soci della Sila Tre Vette, qui il nostro Serafino Aquino. Buonasera, come tutti ben sapete, Sila Tre Vette quest'anno è arrivata al sesto anno della sua edizione. È una gara, una delle poche gare che è stata fatta l'anno scorso in Italia, quest'anno è stata riconfermata, come diceva Pierluigi, con alcune novità. Fino all'anno scorso avevamo un tracciato massimo che durava 140 km, quest'anno abbiamo abbracciato tutta la Sila, quindi toccando il villaggio Mancuso, il Gariglione, tracciando una gara di 250 km dove abbiamo già tantissimi professionisti iscritti provenienti da tutte le parti del mondo. Per chiunque volesse guardare la gara parte da Camigliatello, quindi è bellissimo vedere la partenza, ma poi si può seguire la gara nei vari checkpoint che troverete segnalati sulla pagina ufficiale Sila Tre Vette, quindi vi invito a mettere un like e a seguire anche in tempo reale le corse, quindi i nostri partecipanti. Spero di vedervi tutti quanti in Sila, anche perché è una delle manifestazioni che ha più lustro in Italia al momento e parte proprio dalla Calabria, dove si aspetta che ci sia solo mare, ma in realtà ci sono anche le montagne. Attraverso queste manifestazioni siamo qui appunto per farvele conoscere meglio e farvele vivere come si dovrebbe. Ci saranno delle passeggiate organizzate, ciaspolate, escursioni in sci alpinismo, quindi per chiunque volesse vivere questa grandissima esperienza della Sila Tre Vette vi invitiamo a seguire le nostre pagine sui vari social o addirittura a controllare il sito, che è online ed è in continuo aggiornamento. Un abbraccio al nostro Pippo Guzzo e Mara, che sono i fondatori di questo spettacolo, e vi aspettiamo tutti quanti in Sila. Buona serata ragazzi, a presto.